Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, buon cine giovedì e bentornato a Popcorn Time, la vostra fedele rubrica sempre pronta a scovare le nuove uscite della settimana. Io sono Gabriella e come sempre sono qui a guidarvi tra i tortuosi percorsi delle novità cinematografiche. E parlando proprio di percorsi tortuosi, siete pronti a partire al massimo del turbo? Perché questa settimana esce Fast and Furious 8, nuovo capitolo, per non dire ennesimo, del fortunato franchise iniziato nel 2001. Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati ed il resto del gruppo è stato esonerato, il team Giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d'ora, quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Diciamocelo pure, Fast and Furious è uno di quei titoli che ti mette a mille l'adrenalina, ma quanti di voi non si sono dilaniati in lacrime nello scorso capitolo? Ammettetelo, dalle piste infuocate agli scambi di coppia. Buoni, cosa avete capito? Arriva il nostro Freaky Friday, ma questa volta lo scambio è tra moglie e marito, nella divertentissima commedia con Pierfrancesco Favino e Casia Smutniak. Andrea e Sofia sono sposati da 10 anni, in piena crisi pensano al divorzio, ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea, senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. Lo so, sembra un po' la solita cosa, ma io vi consiglio assolutamente di andare al cinema a vedere questo film, soprattutto per la mitica performance di Favino e della Smutniak. Evviva le donne camioniste! Oh cazzo, c'ho la figa! Cambiamo totalmente registro. Lo so che tra di voi c'è qualche appassionato della Murphy francese. Dai, ci siamo passati tutti almeno una volta. Arriva al cinema il dramma sentimentale Mal di pietre, con protagonisti la bellissima Marion Cotillard e il sognatore Louis Garrel. Gabriel viene da un paesino del sud della Francia, in un'epoca in cui il suo desiderio di trovare il vero amore è considerato scandaloso. Viene costretto a sposare José, un contadino spagnolo, ma un giorno la vita della donna si incontrerà con quella di André, un affascinante reduce rimasto ferito durante la guerra d'Indocina, che risveglia in lei una passione sopita. Gabrielle desidera disperatamente fuggire con André e questa volta è determinata a seguire i suoi sogni. Arriviamo all'ultimo titolo della settimana, un thriller che arriva direttamente dalla Croisette di Cannes 2016. Parlo di Personal Shopper con protagonista l'amato odiata Kristen Stewart. Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper di una star esigente. Maureen ha anche il dono di comunicare con gli spiriti e cerca un contatto con l'aldilà per poter salutare definitivamente il fratello scomparso Lewis. Inizierà a ricevere ambigui messaggi inviati da un mittente sconosciuto, entrerà in contatto con una presenza spettrale, ma non è sicura che si tratti di Lewis. Commedia italiana, dramma francese, blockbuster americano. Questa settimana ne abbiamo per tutte le nazionalità. Voi cosa andrete a vedere? Ma soprattutto, grazie per aver visto questo video. Siamo arrivati alla 10ª puntata di Popcorn Time. Io sono contentissima che il format vi stia piacendo così tanto, nonostante la sottoscritta. Quindi, se questo video vi è piaciuto, pollicione in su! Spammatelo sempre e comunque a motore. Ci vediamo giovedì prossimo con il nuovo Popcorn Time. Ciao! Ciao popolo Lega Nerd, bentornato. No, ciao popolo Lega Nerd, buon ci venerdì. Iniziamo bene, eh? Ciao popolo Lega Nerd, bentornato. Oh no. Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella. Ma perché? Perché ho detto rubrica della settimana? No, ci credo, l'avevo fatta bene. Moglie e marito. Marino, no, riesco proprio a farlo oggi. E c'ho tutti i capelli davanti. Come fai a non vedere i capelli elettrizzati? Cioè io non potevo avere il culo della Kardashian. No, dovevo avere i capellini di merda della Kardashian. Ho detto Kirsten o Kristen? Ho detto Kristen. Questa settimana ne abbiamo per tutte le nazionalità. Tutte le nazionalità. Ma perché non riesco a dire nazionalità? Tutte le nazioni. Incredibile, l'abbiamo fatta. 42.